legge della 169. Ho sedotto e abbandonato, ma non il mio cane. Questo è lo slogan scelto dall'Associazione Animalisti Italiani Onlus per la campagna contro l'abbandono degli amici a quattro zampe, che parte il 1 giugno. A pronunciare la frase testimonia d'eccezione Rocco Siffredi, personaggio provocatorio dello showbiz internazionale. Voglio dire, si può sedurre e abbandonare, la vita è normale, ma non con i cani. I cani credo che sia innaturale. Personalmente trovo innaturale, perché non conosco un essere vivente come noi più fedele del cane. E quindi come si fa ad abbandonare un cane? Non esiste. Il cane non ha... Sai cos'ha il bello degli animali in generale? È che non hanno interessi. Sono reali, sono veri. L'uomo è diventato la vera bestia. Con l'arrivo del periodo estivo si ripropone un fenomeno incivile. Scioccanti i dati dell'abbandono di cani e gatti in Italia, come sottolinea Walter Caporale, presidente degli animalisti italiani. Oltre 350.000 gli animali vittime di questo ignobile fenomeno, destinati a morire di fame, di stenti, di sete, in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo, o peggio, nei laboratori di vivisezione o nei combattimenti illegali di cani. Come associazione a noi piace anche provocare, ci siamo spogliati nudi contro le sfilate di pellicce a Milano, ci siamo fatti arrestare per manifestare contro le corride in Spagna, ci hanno anche aggrediti, abbiamo occupato pellicceria, allevamenti di visoni, cani di lager, e adesso vogliamo far discutere, provocare, ma parlare anche di contenuti con un attore famoso in tutto il mondo, Rocco Siffredi, che ha deciso di prestare la propria immagine gratuitamente per una campagna nazionale che parte adesso e si svolgerà nell'arco dei prossimi 12 mesi.